Ciao mister, Andrea Campioni e Refrosinone InterFM. Avevi detto che volevi onorare anche l'ultimo impegno stagionale, mi pare che ci siete riusciti alla grande. Abbiamo fatto bene, siamo stati bravi, siamo partiti molto molto bene. Noi abbiamo rallentato un po' e non lo sappiamo fare benissimo, la partita si è ribaltata. Ci siamo rimessi dentro la gara, siamo rientrati bene in campo, abbiamo fatto un grande secondo tempo e siamo stati in grado di vincere anche questa partita, che non era affatto facile, e di arrivare a una quota altissima, quindi sarò ripetitivo, ma penso sia giusto fare dei grandissimi complimenti a tutti, perché è stata una stagione veramente strepitosa. Hai ricordato il traguardo di 80 punti, record di punti nella storia del Frosinone. Io ti voglio chiedere che risposte hai avuto, qualora ce ne fosse ancora bisogno, anche se non credo, da questi ragazzi che, vinto il campionato, hanno continuato a giocare con la solita verve, con la solita forza di tutto il resto della stagione, quando avrebbero potuto tranquillamente sedersi. Sono stati bravi, questo mette alla luce le caratteristiche morali di questo gruppo, un gruppo importante. Poi c'è stato spazio per tanti ragazzi che ne avevano avuto un po' meno, ma che erano stati lo stesso importanti, e quindi testimonianza del fatto che è un gruppo composto da ragazzi in gamba e giocatori bravi, e quando c'è questo mix poi che si intraprende una strada comune si possono fare anche delle cose straordinarie come le abbiamo fatte noi. Ti abbiamo visto sotto il settore ospiti a fine partita, che cosa ti hanno detto e se vuoi dire tu qualcosa a loro? Li ho salutati, li abbiamo ringraziati, abbiamo condiviso con loro ancora questa gioia, è bellissimo vedere tanti tifosi in festa come li abbiamo visti noi e come li abbiamo resi felici, quindi un orgoglio per noi. E noi l'abbiamo già fatto, abbiamo ringraziati per il grande sostegno, abbiamo provato in tutti i modi, in ogni giorno dell'anno, a cercare di dare il nostro meglio. Ci siamo riusciti, perché siamo stati bravi a riuscirci, però questo è bello, è stato bello condividerlo con loro oggi, è stato bello condividerlo con loro durante l'anno, è stato bello condividerlo anche in precedenza nei momenti difficili, perché comunque ci sono sempre stati vicini e io questo lo so, l'ho saputo, ed è stata una cosa molto molto bella. Li hai salutati, adesso giustamente c'è un periodo di meritatissima vacanza, ma a luglio, quando il Frosinone ritornerà a lavorare, Fabio Grosso sarà ancora al comando di questa squadra? Ma io, come ha detto anche il direttore, il presidente, ci ritroviamo, parliamo, capiamo innanzitutto quello che abbiamo fatto, che è stato bello. Poi sappiamo benissimo, ben chiaro, quello che ci aspetta, e capiremo qual è la soluzione migliore per tutti. Io sono stato molto molto bene, ho avuto la fortuna di lavorare in una società seria, con un direttore bravissimo, con dei ragazzi che hanno dimostrato, ripeto, di avere delle grandissime qualità calcistiche sotto gli occhi di tutti, ma anche umane, che sono determinanti poi per il raggiungimento di certi obiettivi. Chiudo non con una domanda, ma se vuoi dire qualcosa tu alla città, al popolo giallazzurro. Un grazie gigante, bellissimo quello che è successo quest'anno, le tante emozioni che abbiamo vissuto, l'ho detto anche ai ragazzi, poi può succedere, nel calcio succedono tante cose, quindi non si sa chi va, chi viene, chi arriva, chi torna, dove si va, però questa è stata una stagione che ci legherà per tantissimi anni, perché ci ha visto essere protagonisti indiscussi in un campionato difficilissimo, ci ha visto prendere delle soddisfazioni immense, condividerle insieme a tutti, e quindi questo è un filo che li legherà, l'ho detto anche ai ragazzi, ci legherà tutti quanti, tutti quelli che abbiamo condiviso quest'annata, perché l'annata mi auguro si possa ripetere negli anni, quindi però abbiamo fatto delle cose incredibili. E di questo siamo orgogliosi, l'abbiamo fatto in un posto dove meritavano queste cose incredibili e siamo orgogliosi di esserci riusciti in questo posto. Grazie. Grazie. Mister, buonasera, innanzitutto complimenti per la vittoria del campionato. E, no, solo una curiosità, un aspetto. Nonostante tanti cambi anche nella ripresa, comunque i giocatori del Frosinone quando entrano in campo sembrano quasi leggere uno spartito, nel senso la sua mano si vede nella vittoria del Frosinone. Grazie. Oltre che le qualità tecniche individuali, c'è proprio tutta una macchina già rodata, diciamo. Poi abbiamo preso fiducia nell'arco del campionato, però un filo conduttore c'è, ci deve essere, e poi su questo filo conduttore ci si appoggiano le caratteristiche dei ragazzi, e quando le due cose sono di un bel livello, poi possono venire delle cose belle fuori, come sono venute da noi, e io di questo sono orgoglioso, di questo gruppo. Gliel'ho detto a loro, ora gliel'ho detto tante volte, perché l'abbiamo finito prima questo campionato, e quindi gliel'avevo già dette,
però continuarlo come l'abbiamo continuato noi, dopo essere riusciti a vincerlo come l'abbiamo vinto noi, è sintomo di grandissime qualità, l'ho detto, tecniche ma anche umane di questo gruppo. Grazie, grazie a tutti. Sì. Il rigore dell'anno scorso c'era però. Il rigore dell'anno scorso c'era o non c'era? Tu hai detto che c'era. Non c'era. Ma anche un controllo quest'anno lo vuoi dire, dai. Se dovessi di tutte le cose che c'erano e non ci hanno dato.